Eccoci. Buonasera. Come va? Tutto a posto? Mi raccomando, sempre tutto a posto. Diciamocelo spesso. Allora, stasera una cosa che non ho mai fatto. Stasera parlo di pasta gratinata. La vecchia amata cara pasta della besciamella che la nonna puntualmente faceva e io non mangiavo perché a me la besciamella non mi fa impazzire. Vabbè, è una cosa che non mi fa proprio far salti di gioia, però è troppo bella e la facciamo. Allora, burro, venite con me, abbiamo burro, farina, latte. Sabato Ivan Spera ci saluta e Emanuele Caporaso. Buonasera Ivan, ciao Emanuele. Buonasera a voi. Gabriele Ippolito ci saluta da Ferrara e c'è Ludo R. Buonasera Gabriele, ciao Ludo. Pasta gratinata. Facciamo due o tre varianti di pasta gratinata, per questo faremo meno piatti perché è un po' complicato a fare tutta questa cosa, però mi piace darvi un po' di dritte su questa pasta gratinata. Allora, burro, questa è la dose per 2 litri di besciamella. Intanto qua sto lessando un cavolfiore con acqua leggermente salata. Eccola qua. Alida Russo e Maria De Angelis ci salutano. Ciao Alida, buonasera. Maria, buonasera a te. Allora, vedete, lo sto facendo fondere il burro, ma non deve assolutamente colorire. Deve essere un roux chiaro. Eccolo qua. Andrebbe, una volta fatto, andrebbe il latte caldo. Ma invece facciamo, accendimi qua per favore, accendi qua sopra. C'è Samu Tedesco che ci saluta e dice mi raccomanda Giovanna. No Samu, sì, Giovanni sa che stasera sta in pienissima forma. È l'Orione. C'è Fabio. E da New York c'è Romolo che ci saluta. Buonasera Romolo, ciao. Ecco qua. Rossella Carpentieri. Buonasera Rossella, come va? Rossella, Romolo da New York e Rossella Carpentieri. Da Piano di Sorrento. Ecco qua, allora, una volta fuso il burro, facciamo prendere a pioggia, ho spento la fiamma pure, facciamo prendere a pioggia la farina. Paola Cocchiararo ci saluta da letto con la febbre post vaccino. Aspetto le vostre ricette per cena. Cara Paola, ciao. Mi raccomando, stati bello al calduccio e fai un bello ruolo di besciamella domani. Di besciamella domani e te ripigli. È vero? Mi raccomando. Eccolo qua, vedete quanto è bello temperato tutto. Iniziamo aggiungendo pochissima farina alla volta. Accendiamo sotto piano. È importantissimo questo passaggio, non dovete assolutamente andare di fretta, mi raccomando. Giovanni Sorrentino e Peppe Balestrino ci sono. I nostri cari admin. Questa settimana è stata una settimana abbastanza lavorata per voi, ragazzi. lo so, e che mi faccio? Sono poche pacienze. Ho messo da parte una bellissima e fantastica bottiglia di vino che appena ci vediamo con tutti gli admin la apriamo perché merita una bottiglia importante questa settimana. Degli eventi che mi fanno dire che lo so passare, per questo li dobbiamo brindare. E
Vedete, mi raccomando. Mi raccomando, è importantissimo il passaggio che sto facendo. Pochissimo latte alla volta. Giovanni, tu hai pensato bene, vero? Marisa Giordano ci manda tanti baci e Valeria Gallo ci saluta dalla Calabria. Ciao Marisa, buonasera Valeria. Vi ringrazio, sempre siete veramente fantastici. Anche Nunziante si è collegato. Caro Nunziante, come va? Spero tutto a posto, come vi dico sempre, perché piano piano mi sembra che iniziamo ad uscirne da questa, è ancora lungo la cosa, però già si inizia a vedere dei leggeri spiragli che fanno ben sperare. Allora il latte si sta facendo bello caldo. Infatti Stefania Mezzabotta chiedeva proprio questo, se il latte che aggiungiamo è caldo. Sì, latte caldo. Stefania, vedi com'è bello questa crema, come diventa bella liscia, senza grumi. Adriana Negrini ci manda tantissimi baci da Parigi. Ciao Adriana, Parigi, bellissima. Ecco qua, sempre poco alla volta. Questa è una dose per 2 litri, perché vorrei fare 3-4, come vi dicevo, 3-4. Emanuele Caporaso dice: le polpette della scorsa puntata sono state divorate come cerase. Sì, Emanuele, ecco qua. Quelle di qui. Veramente sono come cerase, Emanuele. Eccolo qua, abbiamo finito. Bisogna stare... Non so che cos'è. Abbiamo finito di lavorare. Il tuo telefono. Un attimo. Eccoci. Non so che ha passato. Non vi preoccupate, la nostra tecnologia è sempre avanzata. Allora, guardate che cos'è, guardate, una salsa raffinata. Ma secondo lo spessore che la volete, così la tenete sul fuoco. Io dico, appena prende il bollore, di spegnerla, perché inizia a tirare troppo. Vedete tutte queste bolle e voilà, è pronto. Regoliamo di sale. Maria Favata ci segue tutti i venerdì da Como. Ciao Maria, sale, un poco di pepe. Don Salvador. E un odore di noce moscata. Caro, carissimo, buonasera Don Salvatore. Spero che sei nella seconda fase di riposo. Voi sapete, Don Salvatore fa 4-5 fasi di riposo al giorno. Ma non so quale fase è. Se quella del primo pomeriggio o della tarda serata, della tardo pomeriggio, non lo so. Allora, dalla settimana prossima, su Repubblica, che mi dimentico, questi così mi ricordo queste cose, voglio provare di sale con me. Che a me a baciamello non mi piace, proprio. Io non amo tanto il latte. Formaggi stagionati quando ne volete, ma il latte proprio fresco. Nicolas Baldini ci saluta, dice: siete forti, mi fa piacere che vi connettete, così mi fate un po' di compagnia e imparo pure qualcosa. Ciao Nicolas, è un piacere per noi. Ecco, e che sei ricerca? Peppe Balestrinetti Rossa, l'accorto telefono va in un bollitore. Mantica. Allora diceva, dalla settimana prossima su Repubblica Sapori saranno pubblicate delle ricette mie per 4 mesi. Ogni settimana sarà 4 settimane o 4 mesi? Quattro settimane, sì, ogni settimana ci sarà una ricetta diversa. Il giovedì. E parleremo di... I cavolfiori. Di cavolfiori. Ecco qua. Allora, la nostra fantastica pasta. Dorotea Calderisi dice: ma la grammatura della pasta per la pizza di quella focaccia non è stata messa? Come? La prima cosa che ho pubblicato. Ok, allora... Non lunedì o martedì, altrimenti tiravamo le orecchie a rosario. Dorotea. La prima cosa proprio che ho pubblicato.
abbiamo messo giù la pasta, eccolo qua, il cavolfiore, questa che è troppo buona, un cavolfiore bello lessato. Puoi spiegare, allora, vabbè, oggi proprio ecco qua. No, no, lo togliamo. Eccoci. Prendiamo l'acqua del cavolfiore leggermente salato, più dei pezzi di cavolfiore. Poi ci sarà la ricetta e tutto. Questo non mi sbaglio pure sul libro, no? Eccolo. Rosa Maria Gatta ci saluta. Ciao Rosa Maria Gatta, come stai? Tutto a posto? Avete visto? Nessuno ha notato i capelli di Rit, non sono stati tagliati. C'è Sasà di Luca, infatti, che ci saluta. Sasà? Di Luca. Ciao Sasà. Il lievito lo lasciamo sciogliere. Se avete più tempo, fatelo raffreddare meglio. Troppo caldo, l'acqua deve essere tiepida, non bollente, mi raccomando. Aggiungiamo pure la lucella, sapete che mi piace moltissimo. Una bella sgrattugiata di pepe. Andrea Benigni ci saluta dal Circolo Polare Artico Unegoci, circondare autonomo Yamalao Venec. Circolo Polare Artico. Ecco. Andrea Benigni. Caro Andrea, secondo me sei chi si è collegato, la persona che si è collegata da più lontano, penso. È Circolo Polare, vabbè, anche Nuova Zelanda. Anche Nuova Zelanda, non è che pazzia. Vabbè, fate una bella pastella, la mantecate, la sbattete, la ingordate per una decina di minuti. Eccola qua. Poi la lasciate a picciolino, cioè, poi la lasciate bella coperta e quando è raddoppiata, eccola qua. Non possiamo farla aspettare, non possiamo aspettare il tempo di lievitazione, altrimenti non ci lasci più. Era già caldo, Giovanni proprio. Angela De Simone e Giovanni Caserta ci salutano. Ciao Angela, buonasera. Caro Giovanni Caserta. Allora, corte, carciofi, fondo di carciofi. Antonio Di Dato ci saluta da Amsterdam e dice come posso fare. Ciao, per Antonio. Lavorare con lei. Non ho capito. Come posso fare per lavorare con lei? Come puoi fare per lavorare con me? Invia allora, curriculum. Invia il curriculum, sì, dove? Su info@peppeguida.com. Antonio, questo per il lockdown è tutto sul modello, qua era un po' complicato, ma comunque invia il tuo curriculum. Allora, tagliamo i nostri fondi di carciofo. Eccolo qua. Pigliamo una bella cipollina. Mentre l'olio sale, faccio di sale. Sale. Ci vuole. Fate. Caccalo. Vai, va. Allora, mettiamo un filo d'olio. Le cose come stanno andando con i nuovi decreti, le nuove situazioni che si stanno creando settimanalmente? Tutto a posto, vi state cominciando a organizzare mentalmente tante cose, perché oggi diventa un lusso pure sedersi un attimo al bar, è diventato un lusso pure sedersi un attimo al bar a prendere un caffè.
per questo mi sembra tutto nuovo, mi sembra stranamente esce. A me è una cosa che mi è capitata, a me ieri mi sembra che esci in un'altra era, tutto comunque nell'aria questa cosa. Secondo me ci vorrà un po' di tempo. Marilu Barbato chiede i tuoi saluti. Cara Marilu Barbato, un carissimo abbraccio. Allora, cipollotto e fondi di carciofo. La pasta che sta? Un abbraccio da Marco Cascone. Ciao, dammi la zucchina, piacere. Ciao Marco, buonasera. Allora, facciamo salire un po' la fiamma e ci spadelliamo. I carciofi. C'è Gabriel di 7 anni che vuole fare tutti i sughi in barattolo. Ciao Gabriel. Ecco qua, scoliamo la pasta al dente. Mentre questa va, l'olio è pronto, già vedi un momento. Sì? Ok, allora l'olio è pronto. Dammi un ciotolino, un po' d'acqua. Allora, la pastella che vi dicevo, vedete, bella raddoppiata, deve essere, guardate. Gonfia, ma non deve crescere troppo, non deve lievitare troppo, altrimenti prende troppo olio. Io bagno il cucchiaio un poco d'acqua e poi con il lato del cucchiaio lo mando giù. Vedete come scende? Se fate questa cosa, ne scolate l'acqua in eccesso, la pastella viene giù che è la fine del mondo. Guardate, il cucchiaio è sempre pulito. Altrimenti, come penso che vi è capitato, cioè, giro un momento, Fiorella Gentile, è capitato, il cucchiaio diventa di due tipi di cucchiaio, cioè, siete tutta la pastella lì, vedete? Fiorella Gentile ci saluta. Cara Fiorella, buonasera. Vedete, è belli. Giro un po' con le zeppoline, bagniamo, giro un po' con le zeppoline. Bagniamo leggermente, lo scoliamo l'acqua in eccesso, piano piano. Giovanni, appena messa non la devi toccare, altrimenti sta a cucinare la cosa. Quando la mettete giù, prima di girarla, dovete dare il tempo che si inizi a creare quella leggera crosticina vicino alla zeppolina. E se sempre le capriciure per me sono imbattibili. Oso dire che sono meglio delle zeppole di delle frittelline di fiori di zucchero. Eccolo qua, i carciofi belli stufati, c'è un altro pizzico di sale. C'è Lina Alvino che dice: perdonatemi, non ho capito quella cosa riguardo le ricette una volta a settimana. Le pubblicate sul cellulare? Scusatemi e grazie, Rosy. Che vuol dire sul cellulare? No, come... Repubblica Sapori. Allora, su Repubblica Sapori verranno pubblicate ogni settimana delle ricette dello chef. Ogni 4 settimane c'è un ingrediente principe. Le prime 4 settimane saranno i cavolfiori. A marzo sarà un altro ingrediente. Ogni settimana sarà una ricetta diversa. Repubblica Sapori, giovedì prossimo. Ok, ecco qua. Allora. Antonio Riemma ci saluta. Antonio Riemma, e cogliamo l'occasione per fargli tanti auguri. Domani è il compleanno, glieli facciamo in anticipo. Ciao Antonio, tanti auguri. Allora, dividiamoli così facciamo due tipologie. Bel misero di bechamel, eccola qua, guarda bene, com'è buono, deve essere abbondante, com'è buono non lo so perché, ripeto, non mi piace a bechamel non fa un bersaglio, prosciutto cotto. Antonio Iengo ci saluta. Ciao Antonio, bello prosciutto cotto, mettiamo un poco più, tanto. Se la mangi Giovanni la facciamo bella rinforzata, eccola qua. Ciao Antonio Ringo, un saluto a te. Invece
i carciofi li mettiamo qua. Dopo c'è Emanuele Russo che cortesemente ti chiede di spiegargli il segreto per far venire le frittatine di spaghettini sottili e croccanti. Come fai? Qual è il frittatino di spaghettini? Non lo so. Quelle lì con la besciamella? No, quelle che facesti anche all'inizio proprio del lockdown. Ah, la pizza di pasta. Quella sottile, sottile, sottile. Quello basta solo... Puoi fare qualsiasi tipo, ma meno ci metti meglio è... Uovo, formaggio, un po' di mozzarella, basta e avanza. Io uso gli spaghettini, mettiamo un po' di mozzarella, uso gli spaghettini e poi la cosa importante è metterli in una padella di aderente bella calda, mettercene una giusta quantità, ma che sia così di spessore, fai tutta scorza, è semplicissimo da fare. Guardate qua, bella, guardate qui. Che faccia già che c'ha. Giovanni, dammi te cave, per favore. Aggiungiamo un altro po' di besciamella. Qua ci starebbe benissimo un po' di basilico. Ma no, non ci sta, per questo facciamo passo. C'è Salvatore Ferrandino, ti ho anticipato. Ieri sera ho fatto le zeppole di cavolfiore. Sicuramente dovrò apportare delle modifiche. Allora, queste qua vengono due stagioni. Vieni qua, passa di qua, eccole qua, prendiamo un bel piatto, dove stanno i piatti, eccolo qua, mi piacciono vederle così secche e lunghe come tipo crocchetto, Ecco qua, mi raccomando, fate, ripetete e fatele meglio delle mie, avete capito? Meglio delle mie dovete fare, perché io fra poco vado in pensione, per questo ho bisogno di chi faccia questo e così tengo un posto dove andare a mangiare. Il mio piacere, tutto questo, allora la teglia è bella imburrata, pane grattugiato. Giorgio Tommolini ci saluta. Buonasera Giorgio. Eccola qua. E Peppe D'Antuono. Carissimo Peppe D'Antuono. Mercedes the top. Ad Angri è il massimo che si può avere. Della nostra regione come assistenza e tutto il resto. È vero, Peppe? E questo te lo dice uno che stai conoscendo bene. Spolveriamo con un poco di pane grattugiato. Paola Mare chiede, le chiacchiere le faremo? Le facciamo venerdì prossimo. Quando è il carnevale? Non mi ricordo. Eccolo qua. Dopo inforniamo il forno acceso, la prima pasta a grattancino, quest'altra. Il 16 è carnevale. Ok, settimana prossima organizziamoci lasagna. Chiacchiere. Settimana prossima vi anticipo quello che facciamo, Facciamo chiacchiere. No distintivo, sul chiacchiere. Allora, chiacchiere. Sanguinaccio senza sangue. Ecco. Mi raccomando. Se ce la facciamo, vi vorrei fare tutto un menù alla per carnevale. Se ce la facciamo, facciamo un bel migliaccio. La lasagna. Si già facciamo un bel migliaccio salato. E se ce la facciamo, facciamo una bella lasagna. E il migliaccio pure dolce, ma prima, quello che riusciamo a fare. Non è possibile di far vedere un sacco di cosine. Pan grattato, Giovanni. Allora, intanto Giovanni Caserta. Il pan grattato qua non ci vuole, non ce lo voglio mettere. Ah, ok. Era già previsto, già eravamo d'accordo che lo mettevamo solo sopra. È vero, Johnny? Ok, conferma. E intanto c'è Giovanni Caserta che chiede se nelle zeppoline si può aggiungere un po' di colatura di alici. Sì, Giovanni, ci sta benissimo.
abbiamo fatta più di una volta con la collatura, ci sta la fine del mondo. Ecco qua, cioè inizia a infornare queste due qua, perché poi per il resto che dobbiamo fare. Vai. Da Cancun c'è Alessandro. Alessandro. Cancun. Messico. Ciao Alessandro, che piacere sapervi qua con noi. Allora, Patrizia di prima ci saluta da Roma. Buonasera Patrizia. Buonasera Patrizia. Broccoli. Mettiamo le sole due. Eccoli qua. Salutiamo Isabella Amato. Buonasera Isabella. E ciao. Tina Laezza da Torino. Non ho capito. Tina da Torino. Ciao Tina. Buonasera a te. Mettiamo altri due, Giovanni, così facciamo una cotta. Eccole qua. Adesso ci saluta Corrado, il marito di Jennifer, al quale piacciono tantissimo le nostre ricette. Ciao Corrado, grazie e saluti a Jennifer. Il saluto la mia. Giovanni, a te. Vai. Ecco qua. Mentre i broccoli vanno, teniamo tempo, un po' di salsiccia, che è a fine romano, e facciamo un altro bel lavoretto. Nunzia Sorrentino, Chiara Farina, ci salutano. Buonasera Nunzia, cara Chiara. Complimenti sempre per le tue cose, là, vedete che ormai tu... Ho visto dei biscottini viennesi stamattina. Ristorante, pasticceria. Ma noi comunque ci aspettiamo che qualche giorno arrivi un pacco pieno di cose che prepari, perché l'altro giorno ne parlavamo con Rossella, che chissà che un giorno Carlo mi riesce pazzo. La cosa che devi sapere è che noi non ci affendiamo. Mai! Questo, se c'è qualcosa che ti frena, sappi che noi non ci offendiamo assolutamente. Allora, togliamo il budello delle salsicce, lo rimpassiamo un poco e facciamo un bel lavoretto. C'è Sir Max Calderaro, dice: ciao, sono infermiere a Roma, allievo della grandissima direttrice Teresa Guida. Come sta? Pensa il caso e il mondo quanto è piccolo. Un collega del policlinico mi ha parlato di questo bravissimo chef che segue, che si chiama Peppe Guida, e mi sono ricordato che nel 1990 la direttrice ci raccontava di questo suo nipote che sarebbe diventato sicuramente famoso. Addirittura. Sono proprio felice di questa cosa, orgoglioso sì. Di seguirvi. Grazie mille, no, guarda, sono delle bellissime cose che dice. Hai fatto fare un salto indietro di 20 anni quando mia sorella era la tremutissima signora Guida. La signora Rottweiler. Rottweiler. Siamo lì. Per il suo rigore, la sua figlioleria e tutto. Però questo conferma. So che tutti i suoi allievi hanno avuto un bellissimo futuro, perché vabbè, non è che è stato arte sua, opera sua, però lei ci ha messo il massimo, perché dalla sua scuola dovevano uscire il top dei gibellini. Cosa c'è? Eccola, andiamo. Luciano Capuano e Marisa Granzotto ci salutano dal Brasile. Ciao Luciano Capuano. E Marisa. Cara Marisa, buonasera. Intanto arrivano molti commenti circa il migliaccio, sono entusiasti di questa proposta. Quale dobbiamo mettere più in cantiere? Delle due, la settimana prossima. Salutiamo Balzano Nicola. Ciao, e poi c'è Pasquale Manzo che chiede: come potrebbe utilizzare degli avanzi di albume di uovo? Invece della pizza di maccheroni, delle uova della pizza di maccheroni, Pasquale, è la stessa
devi utilizzare la stessa cosa, vai tranquillo. Frittate, frittatine o omelette, no filoche. Allora, pasta, frittate, frittatine, omelette, no. Lazzare non sta facendo video. Ecco qua. Toni Campanile. Rosario dice che ho bisogno della patata. No, brava però. Ecco. Allora. Toni Campanile dal Portogallo. Toni? Sì, Toni. Ciao Toni, allora acqua e cavolfiore, mentre il bambino va. Perché ha finito un po', non è altro che gestire, così ho messo giù le penne. Marco Savelli. Ciao Marco. Allora, broccoli. Ne prendiamo una parte. Senti, ne prendiamo una parte, perché abbiamo bisogno di tritarli. Ecco qua. Allora, la salsiccia che abbiamo rosolata, mettiamo giù, bello con tutto il suo sapore. Perché che sì. E nella salsiccia dove abbiamo rosolato, nella padella dove abbiamo rosolato la salsiccia, facciamo rosolare un poco di broccoletti e rosso che abbiamo commentato. Giovanni D'Andrea dice: chef, migliaccio salato. Migliaccio salato, Giovanni, se ci mischiamo facciamo sia salato che il dolce. Una volta insaporiti, ma proprio 20 secondi, li mettiamo nella salsiccia. Achille Furente invece dice dolce e salato. Se riusciamo facciamo sia il dolce che il salato. Nostro bechamel. Laura Mari, a forza di buchi in terra costruiamo un altro tunnel del Monte Bianco. Ciao Laura. Sì, sì. Gianna Balsamo. Ecco qua. Gianna ci saluta. Buonasera Gianna, un caro saluto a Mina. Ecco qua, i broccoletti stanno andando, il cavolfiore sta andando, tutto sta andando, sta venendo tutto qua, Giova. Marco Savelli chiede, ma il filoscio cos'è? Ottima domanda Marco. Il pinoche cosa? Il pinoche è una filosofia, che non è comunque di pinoche. Il pinoche è tipo una frittata, cannelloni secchi, soglia secca, è tipo una frittata di uovo battuto, formaggio, dammi una degli ricordati. Di uova, allora mettiamo, voglio completare qua, e uova battute, mozzarella. E la regina del filosci chi è? Tetti! È tipo una frittata di uova battute, ci mette salumi, formaggi, verdure, un po' di mozzarella. Carlo Morelli da Caserta ci saluta. Maggio, ciao Carlo. Ecco qua, potete usare anche il sac à poche, ma io lo faccio con questo perché il problema mio è sempre il tempo, perché qua con le mani, guanti e mani sarebbe il massimo, ma io non ho tempo per perdere, per questo devo lavorare con i composti caldi e tutte queste cose qua che mi creano un poco di problemi, però voglio farvi vedere che esce, perché eccole qua, uno. Marisa Giordano chiede come può sostituire la salsiccia. Con un buon trito di carne va bene lo stesso, Marisa, con
No, giuro, quello pure. Con trito fatto con. Dal tuo macellaio di fiducia ti fai fare con la trafila doppia. E non deve essere troppo sottile. Eccoli qua. Due. Ripeto, questo con il composto freddo subito si fa, il problema è che qua cuoce, Giovanni. Allora, però voglio farvi vedere una fantastica idea che è troppo buona, come farne. Eccolo qua. Ne facciamo solo tre, tanto è un'idea. Poi... C'è Salvatore Tortora che dice questi vanno fatti assolutamente. Caro Salvatore, grandissimo professionista pasticcere di altissimo rango. L'altro giorno abbiamo fatto i due taralli spettacolari. Allora, spolverate di formaggio, la nucella e il burro e fate i cannelloni che fanno il buco in terra. Vai Giovanni, vai. Vai Giovanni, vai. Dai, che ma ci alleniamo un po', Giovanni, stiamo facendo troppo un andamento lento, sei troppo buono. Allora, bene che abbiamo messo giù, le scoliamo e le mettiamo qua. Dai, queste sono sempre idee per farvi rendere conto quante cosine possiamo fare con pochi ingredienti. Eccola qua, guardate qua. Poi da qua si può iniziare a parlare delle frittatine di pasta, tutte queste cosine simpatiche. Quello più o meno si fanno così, con sformaggio di tagliatelle e bechamel, poi formaggio, salame, piselli, prosciutto, vabbè, poi le varianti sono tante. Eccola qua. Grazie. Mettiamo qua. Giovanni, che ne dici qua? Stefano Petrillo ci saluta da Latina. Caro Stefano, un caro saluto. Ti saluto con un buco in terra, capito Stefano? Perché questa qua, ruccola e staciccia, fi buco in terra malamente. Eccolo qua. Immaginate voi a casa, avete degli ospiti, vi fate un paio di litri di bechamel. Che combinate? Che potete combinare? Vai, vai Giovanni. Eccolo qua, vai, vai, bravo. Eccolo qua. Allora, i broccoli, già parte pure un nuovo bot. Giovanni, dobbiamo parlare strettamente napoletano, sennò... Cosa? Ah, ok. Ah, ottimo. Voi sapete cos'è il bot? Allora, broccoli. Ne prendiamo due. Lucia Colella dice ricette buonissime ed elegantissime nelle tagliette di rame. Grazie Lucia. Allora, broccoli messi, un filo di sale, un po' d'acqua di cottura dei broccoli, un filo di olio, un po' di pepe, fratello Antiaterente, Giovanni. Salutiamo Dionigi Griffo. Ciao Dionigi, ciao. Buonasera a te. Un altro po' di salsiccia e qua facciamo... Allora, facciamo così, un filo d'olio, mentre si riscalda, facciamo così. Direttamente dal budello facciamo la nostra polpetta. Eccolo qua. E facciamo delle fantastiche polpette di salsiccia. Salvio da Marrakesh e poi c'è Antonio Federico. Dopo due settimane riesce a collegarsi in diretta finalmente. Ciao Antonio, buonasera. Caro Salvio da Marrakesh, un abbraccio grande e grazie, grazie veramente tanto per essere qui con noi. C'è Peppe Balestrino che dice durante la settimana ci fai divertire a replicare i tuoi piatti, grazie. Caro Peppe, per me è solo un piacere e fateli meglio di me, raccomando. Fateli meglio di me perché da oggi poi me li dovete fare, fotografare e mandare. E dirlo. Perché? E dirlo che lo fanno meglio di me. E dirlo perché facciamo l'hashtag questa cosa. Perché? Poi metteremo su un premio e a fine estate festeggeremo pure chi è stato meglio ancora e meglio. Hashtag meglio dello chef. Esattamente. È proprio una cosa che...
chi è più bello, come chi è più bello se vinto. Chi è più bello se vinto, dice. Allora, il cavolo qua va forte. Questo qua facciamo, voglio fare, qua mi serve un altro botto, Giovanni. Antonio del Core ci saluta. Ciao Antonio, buonasera. E Stefano Granata ci saluta da Catania. Buonasera Stefano. Allora, mentre le polpettine vanno, scoliamo il nostro cavolo lasciando un poco di acquetta dentro. C'è Salvatore Tortora che dice: per carnevale ci sono tantissimi dolci, ma escagno, ziel, concigoli e romano non li batte nessuno. Salvatore! Caro Salvatore, tutto di Dio, se ne apposi. Mettiamo un filo di sale, un poco di pepe nei cavolfiori, eccoli qua nei cavolfiori lessi, lasciati belli. Un po' di sughetto e andiamo a frullarli. Ecco qua arriva Giovanni, buongiorno, belli Giovanni, quando vedo che sono un altro posto, no? Fammi vedere, io a me sai che le cose mi piacciono ben cotte. Ma potrebbe pure andare, va? Dato un minuto, Giovanni, si dormire, perché a me potrebbe anche andare. Intanto Ornella Giannace e Marialma Villa ci salutano. Buonasera Ornella, ciao Marianna. A fiamma bassa fatemi sollare queste fantastiche polpette di salsicce che sono una cosa esagerata. C'è Giacomo De Rosa che chiede se invece dei cannelloni può farcire dei conchiglioni. Come no? E salutiamo Liliana Noviello che ci segue per la prima diretta. Liliana? Liliana, sì. Cara Liliana, qui la Marosti, benvenuta. Ti do il benvenuto personalmente e ti ringrazio per essere qui con noi. Allora, come è? Sta a posto. Se lo dice Gio, allora è così. Igor Margotti ci saluta. Ciao Igor. Buonasera, ma io non ho finito. Allora, guardate che cos'è. Questo poteva essere allungata con latte, con panna, con burro. Io l'ho allungata solo ed esclusivamente con un poco di acqua di cottura. Per questo iniziamo a parlare di un super fantastico piatto, leggerissimo, dietetico e soprattutto per i nostri amici vegani. Rosario Aiello, ciao Peppe, sei grande. Ciao Rosario, grazie mille Rosario. Devo lasciare un momento del suo video. Allora, grazie Rosario. Allora, cavoli. Andiamo. C'è Nunzia Sorrentino, dice: chef, fino ad oggi vi ha superato solo quello che fece i pomodori al forno che il mitico Giovanni ci fece squacquariare. Sì, Giovanni, no? Se ci guardavo dopo uno, Giovanni, che combinava? Giovanni, un pizzico di sale, un filo d'olio, Vincenzo Lauro Giordano che scrive: ogni colpo un cavaliere a terra. Vincenzo, scusate, ogni colpo un cavaliere a terra. Allora, andiamo a posizionare, possiamo, immaginate su questo fantastico purè un fantastico pezzo di pesce o dei crostacei o quello che vi pare e lo rendete
adatto per voi se siete dei carnivori. Ai si capire cane capanna. Bellissimo, guardate cos'è. Cioè, vieni qua, giovane. Alzale, mettila da cipolla, giovane su. Fettine di cipollotto. Francesca Brugnoli da Parma ci segue sempre sul gambero e questa invece è la sua prima diretta. Cara Francesca, buonasera e benvenuta. E c'è Peppe Palestrino che dice: Antonio Federico, dopo queste 2 settimane di assenza, come ti senti con mom? Allora, ma che buona di questi qua. Allora, intanto il tempo, mancano 15 minuti. 15 minuti, okay. Un filo di olio. E voilà, abbiamo accontentato tutta, diete vegane, vegetariane ed è straordinario. Invece qua teniamo da parte i broccoli dove è stato. Maria Romano ci saluta. Maria Romano. Sì. Cara Maria, buonasera. Come stai? Maria Romano è bravissima, eh? In difesa di Antonio Federico è giunto Giovanni Sorrentino. Sale. Ci manca un pizzichino di sale, olio. Ciao, tira fuori, quando ci vuole la mia. Bravo. Ero. Guardate. Vabbè. Scusami. Eccolo qua. Guardate che si esce, perché è tutto bomba atomica. Attenzione che scotta. Sì. Guardate che esce. Qua invece abbiamo la nostra salsetta verde fatta con i nostri broccoli. Allora. Salvatore Gaglione dice: tra poco compie 1 anno da quando è iniziato tutto e ho iniziato a seguirti ed è un miracolo che non sono ingrassato. Ciao Salvatore. Tra poco è 1 anno, hai ragione. Un paio di mesi. Facciamo un compleanno, Salvatore, fra poco. Facciamo il nostro compleanno. Allora. Eccoli qua. Marco Capparone ci saluta. Buonasera Marco. Eccoli qua i nostri broccoletti. E voilà. Abbiamo fatto un altro fantastico piattino per i nostri amici vegani e vegetariani. Però, dato che sono troppo assai, ci mettiamo 3-4 bomba a muro. Eccole qua. Mamma mia Gianni, eccolo qua, vai Giovanni, vai Giovanni, sta facendo buco in terra tutta la porta, sta di spara, non ho visto, sparo malamente, ehi, guardate che cos'è. Allora broccoli e salsicce sformato classico con i carciofi, i cannelloni, la pasta. Bene. Macchione. Mancano 12 minuti. Teniamo il tempo per fare Giovanni. Non lo sa. Giovanni non lo sa. Perché non lo sa? Non lo so nemmeno. Perché non lo sa. Perché non lo sa. Perché non lo sa. Ecco qua. Bella patata. Le palline.
tutto parte senza organizzarci. Questa è una cosa che diciamo sempre e che molti che hanno assistito alle nostre dirette lo sanno. Gli ingredienti partono e poi... Lea ci saluta dalla Francia. Ciao Lea. E ci ringrazia per le buone ricette, super chef. Grazie Lea. Allora, un poco d'aglio. Questo che mo vi mostro, non so se ce la facciamo a fare, ma questo è troppo buono. Allora, prendiamo i broccoli. Eccoli qua, sono fantastici. Eccoli qua. Fantastici, Giovanni. E li andiamo a tritare. Stefano Falsetto è un napoletano trapiantato a Roma. Buonasera Stefano. Luigi Riva da Torino. Ciao Luigi, buonasera. Allora, un poco di salsiccia, lo andiamo proprio a sbriciolare i broccoli e salsicce, giusto la girata. Vito Carlo Magno ci manda infiniti cuori. Non ho capito. Vito Carlo Magno ci manda infiniti cuori. Caro Vito, ciao e grazie mille. Ecco qua. E facciamo un soffritto di broccoli e salsiccia. Salutiamo Cinzia Reginelli. Ciao Cinzia, buonasera. Mettiamo qua. Allora, noi abbiamo bisogno di tempo. Il tempo purtroppo non lo tengo per fare tutto quello che vorrei, perché adesso questo composto dovrebbe essere freddo. Aggiungiamo un po' di bechamel. Un po' di mozzarella. C'è Giacco che si è appena collegato. Giacco, giusto per un ultimo saluto. Mario è stato fino a me. E Peter Lombardi ci saluta da Matera. Ciao Peter, buonasera a te e alla bellissima Matera. Allora, dammi un foglio di carta da bruciare. Un vassoietto. Poi vai dentro, ma guarda che era molto più lampia, no? Allora, bene, ma io ho bisogno del freddo, la luce è un po' più. Adolfo Squitieri ci saluta. Buonasera Adolfo. E Cornelio Marini ci saluta da Mantova. Cornelio, buonasera. Allora, facciamolo, no, facciamolo più veloce questo qua. Facciamo delle piccole cucchiaiate che vanno messe ben a rassodare in frigo. Una volta che si sono rassodate le fate date una forma tonda o ovale come abbiamo fatto le spuletole, le passate nella farina, sono delicatissime, per questo se avete la possibilità di metterle addirittura in congelatore per un'oretta, poi le passate nell'uovo, nel pane grattugiato. Farina, uova e pane grattugiato. C'è Patrizia Greco che dice: sono tornata in Italia a dicembre ed eravate chiusi purtroppo. Riproverò a luglio. Baci da Seattle. Ciao Patrizia, un abbraccio a te.
E poi c'è Francesca Barone che ti chiede cortesemente la ricetta della lardiata napoletana. Francesca, scrivici su dove? Su info@peppeguida.com. Mettili in prego, Giovanni, per favore, piacere. Te la manderemo perché si va a mettere a bici, stiamo a posto. Ecco qua una bellissima fettina di manzo. Il cortino l'altro giorno avete visto che era... Quando manca... 6 minuti, intanto c'è Peppe Balestrino che dice: Don Salvatore, oggi lo chef vi ha lasciato in pace, ma l'avete trattato bene? No, 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 Salvatore, oggi... Oggi ha fatto festa. Si è fatto Giuseppe. Oggi ci ha tradito, è scomparso. L'abbiamo aspettato per il caffè, non è venuto, per questo non ci ha fatto via manco il caffè, perché voi sapete, se non viene Don Salvatore, noi il caffè non ce lo prendiamo, aspettiamo a lui, che ha fatto la mezz'ora, era orario di pranzo, per questo è saltato pure il caffè. Poi sta facendo i pisolini e per questo non vogliamo poi dare tanto fastidio, perché c'è un filo di fai. Fashion chef, by Anna Coscia. Cara Anna Coscia, fashion style, guarda, grandissima boutique e grande professionista la signora Anna Coscia, di tutte e di più, là andate, il suo store è come andare a Luna Park, ecco, l'ha impanicato leggermente e mettiamo, la facciamo andare piano piano. Facciamo andare un giugno. Allora, qua teniamo i trocchetti. E Angelo Renzi chiede: ma parli di Don Salvatore di Mergellina? No, no, parlo di Don Salvatore Domingo. Domingo, che viene dall'Argentina, dal sud dell'Argentina, di Casate Nobile. Trapiantato a Santo Vito. Santo Vito. E poi è arrivato a San Vito e a Santo Vito. Lo devi conoscere. Ecco, non c'è Don Salvatore. E questo era malato, mai visto. Allora, fate, guardate, la stessa materia. Vedete, fate. Arrostito un poco la fettina, leggermente impanato, il broccoletto. Eccolo, è arrivato e ci saluta. Saluti a tutti voi e buona serata. A chi è? Don Salvatore. Don Salvatore, buonasera. Ma quando è scelta? Don Salvatore, mo si sta svegliando dei riposi nel pomeriggio. No, mo si sta svegliando per questo, capite bene quello che fa. Ecco, oggi con l'otto. Domani mattina vi aspettiamo, perché stamattina siamo... Siamo rimasti senza caffè, è vero Giovanni? Dice Giovanni lo Salvatore, lo domino. Non è stato che ci hai fatto più il caffè, lo Salvatore. Eccola qua, la rosoliamo. Tipo... Gerardo Greco ci saluta da Agnone Molise. Ciao Gerardo. Un po' di farina, un po' di vino bianco. Mancano 2 minuti. Allora io intanto inizio a ringraziare per la vostra fantastica affetto. Un filo di vino bianco, eccolo qua, mi raccomando dal giovedì arriviamo ogni settimana una ricetta. Questo mese sul cavolfiore, un po' di pepe. Maria Elena De Pascale dice: aspettiamo con ansia chiacchiere nel ghiaccio. Sì, chiacchiere nel ghiaccio, Maria grazie. Maria Elena, faremo il buco del malamento. Eccola qua, la fettina giusto cotta. Vedete, nella stessa padella, così recuperiamo i succhi, il cavolfiore leggermente arrostito che è rimasto per quanto riguarda la zuccherella.
broccoletto lo stesso. Angela Caso da Pietrapiano saluta la nonna e poi c'è Salvatore, sempre De Rosa, che dice un abbraccio particolare a tutti gli admin per quello che fanno. Grazie Don Salvatore, siete a chiave dell'acqua. Io non mi stancherò mai di ringraziare gli admin e tutti i nostri amici soci iscritti al fan club. Angela Caso, ti ringrazio. Riferiremo alla nonna perché mo è nei suoi appartamenti segreti. Eccola qua, una piccola scaloppa con broccoletti, cipitrone e cipolla, semplicissimo, velocissimo. Io vi ringrazio, ci vediamo settimana prossima e faremo queste belle cose per carnevale. Buon weekend, buon tutto, mi raccomando, fatele e fatele meglio e ditelo, perché quello che voglio, il mio obiettivo è questo, che dovete fare meglio di me, perché io questo è stato il mio obiettivo da quando ho iniziato a fare queste dirette. Per questo fatelo e facetelo meglio di me, che facciamo una grande festa. Grazie, vi ringrazio veramente tanto, un grande abbraccio. E c'è Raffaele che dice woman Peppi. Raffaele, bisogno. Ciao Raffaele, ciao, buonasera a tutti.